Molto probabilmente per giugno 2021 avremo pronto un nuovo vaccino per il Covid-19, lo annuncia l'oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, intervenendo alla presentazione con il presidente De Luca del programma della Regione Campania per il contrasto al coronavirus. Anche in Campania inizieremo lo studio del vaccino, dice Ascierto, che confermerà la validità della cura sperimentale attraverso l'uso del tocilizumab. Al progetto collaboreranno la Fondazione Telethon, l'Istituto Pascale, l'ospedale Cotugno di Napoli, l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Paolo Ascierto ai nostri microfoni ha poi precisato. La ricerca è stata protagonista, come ha detto all'inizio, con il discorso del tocilizumab, ma adesso col vaccino. Inizieremo la ricerca, la sperimentazione qui ottobre-novembre, più novembre che ottobre, e quindi anche per cercare di dare un contributo. D'altra parte noi abbiamo a che fare con i vaccini antitumorali, quindi voglio dire, è importante per chi fa ricerca dare un contributo. Tra l'altro probabilmente potremo avere un vaccino anche prima, non il nostro, altro, e questo comunque sarà un momento positivo, diciamo, in questa storia. Devo dire che poter dare un contributo lì dove si ha esperienza ovviamente per noi è motivo importante anche di orgoglio. In Campania intanto nell'ultimo weekend la situazione continua a non destare preoccupazione. Anche ieri nessun decesso, un nuovo positivo soltanto sabato, ma soprattutto nessun contagio tra i professori che prenderanno parte agli esami di maturità che inizieranno il 17 giugno. Il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, sottolinea. Lo sforzo che è stato fatto a partire dal nostro presidente e a tutti i nostri collaboratori è servito in questo momento ad attenuare la paura del contagio. Però il messaggio deve essere sempre quello di non abbassare la guardia, perché dobbiamo essere sempre pronti a poter reagire.